chiami? Ci vedete? Io sento un filo orrendo. Brutto, eh? Tipo sì. Esatto. Mi puoi far per favore brillare il K2? Guarda, è lì. Ti puoi avvicinare allo strumento grigio? Posso sapere il tuo nome? Con chi è che io sto parlando? Non te lo dici. A me già il fatto che non lo dice non mi piace. Esatto. Sei un'antica buona? In questo momento sei vicino a noi? Parla più. Anche a me sembra aver capito sì. Dimmi il tuo nome, per favore. Io mi chiamo Christian, tu? Marco? Marco o Michael? Marco. Marco? Marco, ti chiami Marco? Marco, il tuo nome? Brutta, eh. Ma hai sentito come l'ha detto? Sì. E sei un frate? Stai pregando? Prego. Via di qui. Madonna, ma che brutta voce, mamma mia, ma è metallica, proprio ferrosa. Sì, sì, sì. Ma sei tu che comandi qua? Uppi. Sei tu che comandi qua? Sì. Sì, ha detto. Sì o no? Comandi tu qua? Sì. Scusa, io non, cioè non, sui frati non ne so molto, dico la verità, sono onesto. E penso che comunque funzioni come un convento di suore, no? Cioè sarà il padre superiore, no? Penso di sì, ci sarà quello che comanda, dirige tutti gli altri, no? Cioè in ogni cosa c'è una gerarchia. Certo. Quindi sei il padre superiore? Sì, quello sicuro. A parte che la voce che esce non mi piace. Non mi piace per niente a me questa voce. Ok, che erano frati, ma... Ecco quello che vuol dire.
però si chiama qualità. È quello che mi stupisce, capito? C'è stato fatto qualche rito qua dentro? Due. Poi riascolteremo, ma così ho capito due. È per questo che la chiesa è murata? Ma se è stato evocato? Sto smattando. Parla sotto però. Ti hanno evocato? Poco. Boh. Cosa dici? Interrompiamo? Proviamo. Possiamo provare da qualche altra parte. Stacca se vuoi il rec, così dopo lo stacco io e mi riposo un po' la mano. Boh, la voce che esce da quello strumento non mi piace assolutamente nulla. No, per niente. In questo momento sento dei brividi assurdi in tutto il corpo. Io ti dico la verità, in tutte le indagini che abbiamo svolto fino ad oggi io una voce così non l'ho mai sentita. No. Brutta, metallica. Beh, l'abbiamo sentita alla stazione, una voce di questo... Ma non così. Genere. No, non così. Non così. Non così. È diversa, è differente. Sì, è vero, altre. È vero. È veramente un metallico ma brutto poi, cioè non è una voce limpida, pulita. Ovunque. No beh, ma già quello dalla Ghostbox sai. No, no, nel senso, io intendo limpida, pulita nel senso che non ti fa pensare male. No, certo. Cioè una voce che ti faccia stare più tranquillo. Questa assolutamente no, anzi ti mette un'inquietudine, figlioli. Non per nulla. Certo. Va bene. Va bene. Vediamo cosa ne esce qua. Mamma mia. Sì, sì, andiamo avanti. Sì, sì, sono io che le prendo. Lo spengo un attimino. K2 lo lasci lì? Magari mi fa brillare. Comunque, Cici, io voglio, appena arriviamo a casa, che finiamo l'indagine, io devo andare, voglio andare a rivedere quella cosa che è volata. Quell'ombra, okay. Perché sono sicuro al 100% di averla ripresa. Ok. Però se mi chiedi che cos'era, non lo so. Lo sai. Cioè, poteva essere magari... pipistrello, un uccellino, poteva essere qualcos'altro, solo che effettivamente noi abbiamo guardato, non c'era niente, cioè un animale lo senti, lo vedi? Sì, no? Sì, scusate. E comunque era altezza proprio poco più alta della tua testa. Freddo. Piccolo, una cosa lo piccola. Senti? Sì. Alle gambe. Sì, sì. E niente, allora qua o saliamo o scendiamo. Come vuoi, papi? Saliamo. Per salire? Sì, giù, torniamo giù. Saliamo. Ma non sei stata te? Eh no. Ah, bene. Non sono stata io. Ma era forte? Toc. No. Sulla porta. Porta. Boh. Proseguiamo. Tu hai già cambiato una batteria, giusto? Sì. Vuoi sapere una cosa? Sì. Sono al 48%. Eccola. Una batteria che dura un botto di ore, comunque sì. L'ho sentito dietro di me. Sotto. Tuk. È lì sotto. Dove c'è quella porta? Mamma mia, ho il cuore nella gola. Torniamo giù. È lì. È lì. Lì dentro c'è la porta. Te lo dico io. Basta, adesso mi sono... Sono io? Sì, adesso sì. Mi sono convinto che arriva da lì. Sta salendo la temperatura. Stranamente. È da qua che arrivava il rumore? Come un oggetto lanciato, eh? Sì. Tipo una piastrella lanciata. Vetro, mi dà l'idea. Sì, tipo. Piastrella, vetro, non so. Mamma
mia, che brutta. Cosa? Vai a vederti il bagno. È brutto? È bruttissimo. Cosa di strano? Brutto, è brutto. Comunque io sono sicuro che proveniva da qua. È brutto, eh? È alquanto. È lucubre. Le dividevano per taglia. Sì. S-M-L. C'è qualcuno qui? Se si può far illuminare lo strumento che è in mano Veronica. Te ti sta mangiando, eh? Io non sto bene. Ma si vede dalla faccia? Non sto in piedi, mi sento proprio debole. Sei stato tu a fare quel rumore prima? Un attimo fa? Puoi rifarlo per cortesia? Puoi rifare il rumore, per favore? Ciò che dico io è... Va bene, ti palesi con i rumori. Ok, va bene, ti piace fare rumori, fai rumori. No? Ma perché il K2 non me lo fai brillare? Non lo so. Perché? Non è la tua idea. Ed è adesso che costa tanto che c'è qualcosa, eh? O no? Sì, scusa, ma io sto male. Lo vedo, non stai proprio bene. No. Se hai bisogno di uscire, usciamo e rientriamo, eh? Come stai? Una schifezza. Si vede. Giuro. Penso che i nostri fans, tra virgolette, non ti abbiano mai visto in questo stato. Non riesco ad andare avanti, ragazzi. Cioè, mi sento veramente male. Male, male. Ma cosa ti senti? Prosciugata. Sì? Cioè, mi sento veramente... Ma in così breve tempo, senza poi. Senza energia, mi sento. Mi sento che mi viene da vomitare, ho la nausea. Cioè... Vuoi uscire magari un attimo? Sto male. Non c'è problema, eh? Ma no, cioè... Cioè al massimo rientriamo. Qual è vediamo, problema? Se sento che proprio io non ce la faccio... Usciamo. Non arrivare al punto di svenirmi o star male. Cioè se non te la senti di proseguire, usciamo. Non c'è nessun problema. Okay. Fanculo all'indagine, cioè... I ragazzi lo capiscono, eh? Se uno sta male, sta male. No, scusatemi il termine. Trovo strano perché non mi è mai successo comunque in indagine. Così una... Cioè questo è un accanimento. Senza dubbio era come sono entrata, anzi, da quando era a casa che te lo dicevo. Ma adesso che ti ho dato qualcosa è meglio? Sì. Ti ho dato qualche protezione? Sì, abbastanza. Che non ti sei portata questa volta. Un po' meglio. Meno male. Non mi far preoccupare. No. Quando sei pronta, partiamo. Comunque, ricapitolando, rumori. Sì. Ghost box, così così. Qualcosina. Più che altro la voce che usciva era veramente bruttina, brutta, sì. Strana. Sì. K2 mai brillato. Mai. Mai, mai, mai brillato. Adesso io non lo so che cosa ci sia qui dentro, ma ha molta forza, molta. Però sembra che non voglia farsi vedere, cioè non voglia farsi cioè non si palesa col K2. No, certo. Però già tu il fatto che hai visto un'ombra adesso poi sarà ovviamente da rianalizzare. Certo. Però figlioli, cioè... Era proprio altezza, manifestazione... Era proprio sopra la tua testa. Non ho idea. L'ho vista proprio... Cioè io stavo riprendendo te, quindi l'ho vista sia con la vista che tramite la videocamera, certo. Quindi l'ho vista. Sì, sì, sì. Spero di averla ripresa, ma sono convinto di averla ripresa. Bene. Comunque 42%. Mi sta mangiando una batteria così. Ah, beh, me l'hanno già mangiato. Andiamo. Ho fatto 30 minuti di rec e l'ho mangiato. Ok. Guerrieri. Si parte. La tengo in mano, non si sa mai.
Ricordo come sempre, ragazzi, se andate in un posto abbandonato dove sapete che ci sono entità o comunque presunte tali, non andate così a mani vuote, portatevi sempre una protezione, giusto? Guarda, guarda qua. Non vedo bene. Non c'erano oggi? Sì, c'erano. Sì, allora non ci ho fatto caso io. Non vedo bene. Cosa? In che senso non vedi bene? Mi vedo sfocato. Usciamo? Ma vedi, non riesco a capire se ho la luce accesa. Vuoi uscire? Vedo tutto. Usciamo, dai. Usciamo. Rientriamo dopo, dai. Sì, ma cioè, perché? È possibile. Capita, capita. Andiamo su sopra. Usciamo da sopra, dal tetto. Vuoi uscire dal tetto? Proviamoci. Andiamo. Magari mi sento meglio solo così. C'è due piani da fare. Sì. Quello delle stanze e l'altro per arrivare al tetto. Sì, cioè, adi. Me la sento attaccata addosso, sta. Speriamo di non portare nulla a casa. Perché dai, siamo andati in posti peggiori, non è mai successo portarmi a casa qualcosa da qua, non mi va. No, cioè. Vuoi fare qua, vuoi provare a guardare qua? Se te la senti, se no usciamo. Se io proprio non ce la faccio te lo dico. Sì, però non arrivare al limite da cascarmi a terra, Ok, certo. Sono stato io, sono stato io. Okay. Toccato col cavalletto. Io non è che riesco a vedermi dietro. Dio. Qua c'è scritto Dio. Prof. Dottor Luigi. Jedda. Ah, sì, me la ricordo. Perché prof? Quindi questo qua, sai cosa mi dà l'aria adesso che ci penso? E se questo fosse lo studio privato? Ah, sì, è vero. Perché a me tutto mi dà l'aria, ma non di una stanza di hotel, no, dai. No. Assolutamente. Un dottore, magari, che lavorava qua. Certo. C'è ancora una coperta qua, fai te. Ma c'è di tutto comunque. C'è qualcuno qui? PR Luigi Jedda. C'è qualche entità che vuole comunicare con noi? Se sì, può fare illuminare lo strumento che è in mano Veronica o fare un rumore, per favore? Senza avere paura? Oi, che succede? Tutto ok? Ma che cazzo? Che cazzo? Che cos'era, raga? Che cavolo era? Ma da dove? Non ho capito più niente. Ma io l'ho sentito vicino a me. Botta? Dalle cioè, però non c'è niente, ragazzi, cioè. Che botta! Ma che cazzo è? Super, cioè. Chi sei? Io sto male. Puoi rifarlo? Era vicinissima. Vicino, roba. Vicino. Cioè. Ma non c'è niente.
Che botta! E se avesse picchiato su... No, è diverso. È Ma diverso. Poi era fortissimo, era una botta enorme. Puoi rifarlo per cortesia? Sto posto è veramente strano. Io sto male, mi sembra stavo cagando addosso. Cioè, ma è possibile che questo posto va... Possibile mai che sto posto va a colpi? Cioè, solo colpi da quando siamo entrati, non fanno nient'altro. A parte rompermi le scatole a me. Magari come per dire stai zitto, che stiamo pregando. In questo modo aggressivo? Ah boh. Poi parte che... Fammi indovinare il K2 al posto che fai casino. Dei frati che fanno casino, cioè. Per favore! Mi sono sentita toccare. Dietro, guardami dietro. Girati, girati. I capelli. No. Mi sono sentita toccare. Però tu ti sei strusciata da qualche parte? Non credo. Guarda la tua manica a sinistra. No, no, a sinistra. Non so che c'è. Guarda qua. Sembra una mano. Ma che cazzo? Guarda, guarda. No, no, però non ho più idee. Allora, di qua torniamo giù. Alla cucina? Sì. Che abbiamo fatto il giro opposto. Sì, infatti. No, abbiamo fatto così e poi siamo tornati indietro. Da sopra. E fra l'altro, ragazzi... Non vi abbiamo detto una cosa, quest'ala qua che vedete dall'altra parte non è accessibile, l'hanno murata tutta, come questa, come la chiesa, sì, e non capiamo il perché, cioè non lo sappiamo, ecco. Perché qua più che persiane o mobili non possono fare di bordello, cioè quello c'è. O che è una persiana che è sbattuta dall'esterno. Sì, ma non c'è vento. No, assolutamente, è una piatta. K2, io ho l'angoscia di camminare in questo corridoio avendo le camere ai lati. Non mi piace. Non lo so perché, la sensazione proprio. Cosa c'è? Non era qua, eh. Che cosa? Cioè, non l'ho toccato io. Il vetro? Eh. Oh, cazzo. Sono ferma, hai sentito? Sì. Vabbè. Boh. Non ho bisogno di uscire, però. Non stai bene? Allora, raggiungiamo le scale. Sì. Al più presto possibile, scendiamo. Si vede comunque che non stai bene. No, sto male, guarda. Giuro. Cioè, in tenda stavo benissimo. Sì, solo sì, questo cerchio alla sì. testa da quando sono arrivata qua. Ora proprio sto male. Giuro. Ok, proseguiamo, andiamo giù allora. Fatico a prendere. Che cazzo era? L'hai sentito? Che cos'era? Tipo. Sì, bravo, bravo. Un sospirone. Sì. Brutto però, eh. No. Però non sono scemo, lo sentito. No, l'ho sentito subito anche io. Però a dirti la verità non ho capito da dove arrivava, se da là. A me qua. Sembrava fuori. Fuori? Sto male. Ma.
Come stai qua? Vuoi proprio uscire? Sì, voglio proprio uscire. Usciamo. Cosa? Non disturbarla, non disturbarla. Siamo tornati al campo base. Come vedete abbiamo riacceso il nostro fuoco. Mi sono sistemato un attimo, nel senso che stavo veramente molto male e non ho ancora capito la motivazione, onestamente. Sinceramente non abbiamo neanche capito bene cosa sia successo e cosa ci sia lì dentro. E cosa ci sia, perché risposte ne abbiamo avute veramente poche, sì. Ma tanti colpi. Quello cioè, sì. Ce n'è stato uno in particolare, raga, mi si è gelato il sangue, io non ho capito più niente. Da quel momento in poi veramente ho avuto un'ansia veramente persistente. Quell'ombra che è passata. Sì, quell'ombra che è passata. Ma ti dico la verità, può essere che, cioè, questo è il mio parere, può essere che magari veramente ci sia ancora qualche entità legata, qualche frate. E i frati comunque... Che non vuole che noi andiamo lì a documentare niente. Ecco, sono persone riservate, sono persone chiuse, sono persone che comunque non amano tanto il contatto, parlare con le persone, già da in vita, figurati magari da entità. Boh, ma magari non è così, nel senso... Non lo so. È un posto particolare. Sì, sicuramente sì. Non ho capito quello che sia successo bene. Non ho capito nemmeno con chi stavamo parlando. L'unico nome che abbiamo... ci è sembrato di capire, Marco. Ma ovviamente è tutto da rivedere, è da Marco. Certo. Questo Marco che presumibilmente era un frate. Presumiamo, certo. Esatto, a un certo punto siamo andati via perché stavo male. Io stavo veramente male, quindi abbiamo deciso di stoppare l'indagine e magari tornarci con qualcun altro. Sì, magari non in due. Ecco. Esatto, esatto. E magari capire qualcosa in più di questa volta. Sì, sicuramente sì. Lasciamo questo posto con la promessa comunque di ritornare. Certo. Di non di abbandonare, ma di ritornare. Assolutamente. Anche perché io sono molto incuriosita. Cioè, al di là del fatto che io ero senza protezioni questa sera, ma non so neanche perché. Cioè, io avevo un brutto presentimento già da ieri. Da come abbiamo iniziato a decidere di venire su... ho avuto uno strano presentimento. Ieri proprio gli ho detto: Cri, guarda che, cioè, domani veramente secondo me le prendiamo. E così è stata una roba stranissima. Io già te lo sentivi, lo pensavo, era una sensazione. Sì. Niente, che dire. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un bel like, piace. Iscrivetevi al canale, esatto. Attivate la campanella, esatto. Solite cose, ragazzi, che solite diciamo cose. Sempre sì. E se avete udito, sentito, visto qualcosa che a noi è sfuggito, lasciatelo scritto nei commenti qua come sotto. Come al solito. E niente, buona serata a tutti. Ciao.